Buongiorno a tutti, mio nome è Tizio Banti. Buongiorno a tutti, mio nome è Tizio Banti e benvenuti in questo nuovo video. Ciao a tutti ragazzi. Sono Cassi. Buongiorno a tutti, mio nome è Tizio Banti e benvenuti in questo nuovo Fucking Time insieme ad Eleonora. Ciao, detta anche Cassi, detta con il crudel naso. E siamo qui con delle domande che ci avete proposto su Instagram, Facebook e YouTube, perché sapevo che voi non guardavate né uno né l'altro né l'altro, quindi spammate su tutti e tre. Quindi buona visione. Planet Game, i Planet Gameplay ci chiedono: avete mai notato che sapete gocce d'acqua? Ovvio. Ma dove? Sono scurissima, anche lei è scurissima, siamo a marocchini entrambi. Ma in realtà io sono cileno, io sono sudamericano, te sei marocchina. Ma vaffanculo. Non è vero. Non è vero, io sono italiana doc. Antonio del 99 ti chiede come è nata la storia dei cani e ti chiede che tu devi fare una domanda a me perché non so cosa chiedermi. Io devo farti una domanda a te. Sì, comincio a rispondere alla cosa dei cani. La come cosa dei cani come è nata? Sì. Io in realtà non mi ricordo. Io mi ricordo che tipo tu, perché tu sei allergico ai cani. Ah, è vero, io sono allergico ai cani. E quindi sto piccolo problema. A me mi piacciono tanti cani, però sono allergico. Allora dico che mangerò i cani, ma perché li voglio bene. Ma in realtà non può mangiarli, perché se li tocca quasi quasi muore. Esatto. E tu devi farmi una domanda. Che domanda? Ma che ne so io? Che shampoo usi? Cosa io uso Garnier Fructis. Densi e corposi. Rabix chiede: qual è attualmente il tuo minigame preferito su Minecraft? Qual è il tuo minigame preferito? Lucky Wars. Lucky Wars. Io mi drogo di Lucky Wars. A me mi piacciono tanto Lucky Block Race e Wizard Minecraft. Ah sì, è vero. E se sapessi giocarci, cioè, ci giocassi di più anch'io, però no. Sei scarsa. Non è vero, no. Volevo dire solo che gioco molto di più su Arena. Non rompere. Marco ci chiede: da quanto vi conoscete? Come vi siete conosciuti? Da due. Allora, da ottobre ci conosciamo da 2 anni. Sì. Sì. E praticamente un ragazzo, cioè lui ci trovava già sul TS della web, della vecchia web community, che no, in realtà esiste ancora, però vabbè, come TS esiste ancora. Però, comunque, praticamente un ragazzo mi ha contattato dicendomi: ehi, vieni su questo TS. Io: che cosa è un TS? Però ci sono andata e lui è stata una delle prime persone che ho conosciuto. E il problema è che la cosa, cioè, più strana è che lui mi chiese: ma tu che sei di Milano, perché non vai a Games Week? Cioè, che cos'è Games Week? Alla fine ho detto sempre di no, cioè dicevo: ma va, ma ti pare, ma no, non ci verrò mai. Poi la sera prima del Games Week, tipo ho staccato verso le 9, vedi che verso le 11 torno in TS e faccio: oh tizio, mi dai tu che ci andiamo domani a Games Week? Ma va bene, ok, va bene, ci vediamo domani, ok, ciao, a domani. E così siamo andati a Games Week e ci siamo conosciuti praticamente, visti una settimana dopo che ci siamo conosciuti su TS. Tottino 1999 chiede: fuck, tizio, ma hai problemi mentali o sei semplicemente stupido? Io credo una fusione. Anch'io. Ma io penso solo alla seconda. Mi vado a rintanare. Z Cobrax chiede: fuck, com'è stata l'esperienza a Roma e ci riverrete a Roma questo ottobre? A Roma mi è piaciuto tranne i trasporti, perché i trasporti, Dio caro, è in culo il Romix. Abbastanza. A ottobre, boh, forse ci vengo, ma se sarò ospitato da qualcuno, perché non ho i soldi per un hotel, poiché devo pagare l'appartamento del Games Week che abbiamo già prenotato per il Games Week, quindi... Io proprio non penso proprio di no, cioè io no, io... Gaetano, se sono venuta... Donate! No. Fondo in descrizione, donate! Più che altro è già stata una conquista venire a quello di aprile, quindi quello di ottobre sarà veramente impossibile. Vorrei fare una cosa, però se sempre questo poi è un problema. Lanciarlo per chiudere il mobile. E se si apre... Sei scarsa! Avevo letto Ananas. Ananas Tutorial chiede: fuck, tizio, fare meno per lobby? Per adesso no, in caso da settembre inizio a fare qualche evento insieme con tutti gli iscritti, bordello. In meglio sul testo di The Ops facciamo lobby sempre. Vi siete mai litigati? Aspetta. Questa è la domanda migliore della terra. Giuseppe Ciola chiede: fuck, vi siete mai litigati? Questo tutto mi sei grande. Puffg, perché puffg? Puff e basta con due F e nessuna G, un F più, vabbè. Vi siete mai litigati? Abbiamo mai litigato? Sì. C'è stato un paio di volte.
un paio di cattive. Beh, sì, abbiamo litigato alcune volte, però comunque poi alla fine ci siamo sempre ritrovati, cioè... Però le litigate duravano mesi, per sì, mesi. Sì, c'è stato un periodo in cui ci siamo parlati per tipo... Tre mesi. No, tre mesi. Tre mesi e mezzo. Sì, però prima che ci parlassimo è bastato tipo un bel po' di tempo. Beh, sì. Perché io sembro più basso quando sei tu quella più bassa? Scusami, cioè... Luca Basket 08 ci chiede di che segno di quale siete. Allora, Luca, ti voglio bene, sei il mio iscritto che mi conosce da anni. Comunque io sono un acquario potente. Io... Lei è vergine. Quindi sì. Non posso fare la battuta. Ma sei vergine? No, sono vergine. No, sono sagittario. No, sono pesci. Non posso farlo. Non può fare la battuta. Poi Padrino Dax ci chiede: Fuck, tizio, come fai ad avere capelli così perfettamente perfetti? Usi per caso lo shampoo di Cassie? Vi voglio male, ciao. Uso Garnier Fructis gonorrea. Cioè, più che altro anche perché lui si è messo il cappello apposta perché c'ha dei capelli imbarazzanti. Ha dei capelli imbarazzanti. Ma come fa Vigeno? Che quando hai capelli imbarazzanti si mette i capelli addosso. Bella a tutti ragazzi, se non fa Vigeno. Summer. Ci sta Salmar sempre. Fillo ti chiede: qual è stato il tuo video con il miglior montaggio? I miei video con miglior montaggio di solito sono quelli lì, gli after movie e basta. Gli altri no. Cioè, ma così mi chiusi, ok, taglio qua, poi mi attacco la clip, poi taglio qua. No, gli altri, vabbè dai, hanno rigore logico, però preferisco gli after movie rispetto agli altri. Vincerei ti chiede se conosci Federix 99. Federix. È un ragazzo che abbiamo conosciuto a Roms. Hai presente che c'era un ragazzo lì un po' solo soletto? Anche carino. No. Da solo. Vabbè, c'era sto ragazzo del 99, il nome Federico. E poi il cognome non me lo ricordo, ma vabbè. È che è di Perugia, era simpatico. Ha tipo 1700 iscritti. Vi lascio il canale suo, oltre al suo, quello di Federix, in descrizione. Federico Cantori chiede: fa, che cosa pensano i tuoi ambulanze? Federico Cantori, fa, che cosa pensano i tuoi che fai video su YouTube? Qual è il tuo youtuber preferito? Che sia bellissimo, ma non è vero. Sì, è vero. Comunque, cosa pensano i miei che faccio video? Beh, cioè, in realtà quello che guarda più i miei video è mio padre, perché ogni tanto si mette lì, guarda quei due o tre video e cioè è contento, dice che mi piace quello che faccio, quindi ci sta, bordello. Ci sta, bordello. Tu? A me ormai è diventata una cosa imbarazzante. Perché? Perché mio padre, vabbè, ormai ha accettato, mia madre pure, solo che la cosa adesso è brutta, e anche mio fratello, ed è mio fratello e mia madre ogni tanto, quando torno a casa, o trovo mio fratello, che oltre a vedersi Sabaku no Maiku a 55 pollici sul TV, ogni tanto capita sui miei video quando c'è della gente in casa, e mia madre se li guarda dal cellulare, ed è imbarazzante perché io mi risento più volte in casa, ed è una cosa... sono ovunque. No, i miei non mi guardano mai, invece non ci sono io. E i miei sì. Kreitz chiede se farai mai un raduno in Sicilia, domani. Domani so che passo in Sicilia l'1 di luglio e l'8 di luglio a Milazzo. E infatti forse vado a trovare Arctic. Ciao, esatto. Perché dopo devo andare alle isole Olie. Comunque per adesso no, magari la prossima estate vorrei andare al mare. E in Puglia, in Sicilia e in Sardegna. Perché in Puglia volevo ritornarci, perché la lì Puglia c'è il mare più bello. E poi in Sicilia e in Sardegna, poiché non sono andato né in una né nell'altra isola. E Kat ci chiede pizza o cioccolato? In realtà non lo so, perché solitamente io sono una che preferisce più il salato al dolce. Quindi pizza? No, non è vero. Al salamino piccante? A pizza salamino piccante? Pizza e cioccolato? No. Oh! Che schifo devo fare? Ma no, sto scherzando. Devi far cagare. The Life is Once chiede: faremo un raduno a Napoli, PS, e puoi salutarmi? Il prossimo anno sì, e ti saluto. The Life is One. Si chiama Daniela. Ciao Daniela! Cosa ne pensi di YouTube in generale, delle persone che segui, di come è organizzato e delle persone che fanno parte, come pubblico in generale? YouTube ha dei problemi, molti problemi, però le persone che ci trovi dentro sono anche simpatiche e carine, tranne quelle lì che mettono un dislike appena arriva il video. Diciamo che, allora, secondo me YouTube ha un vasto pubblico, perché ci sono le persone stupide e le persone intelligenti, e adesso non perché voglio discriminare... quelle brave, diversi tipi di persone, però cioè si capisce subito, perché se una persona ti commenta il video con sotto GG bravo senza neanche averlo visto, ti sale il nazismo, perché magari appena commento. Sì, ma cioè, scoprisco avere
5 commenti che sono carini. Io so che 20-20, 25 con sui 20 che sono solo GG, bravo, clap clap. Cioè, nel senso, parliamone. Io voglio miliardi di commenti, eh. Scrivete anche faccine pucciose ovunque. A me piacciono le faccine pucciose, a te piacciono le faccine pucciose. Andrea con l'hashtag Factime chiede: quali sono i tuoi youtuber preferiti e quali ti hanno ispirato di più per la tua carriera sul tubo? Vada. Veramente Surreal Power. Sono praticamente i primi che ho seguito come se fossero. Io all'inizio e quelli che mi hanno ispirato sono, vabbè, i miei youtuber trentini, gli Noob Channel. E poi, vabbè, per Minecraft ho iniziato a seguire Luke all'inizio, quello lì con le quattro cifre. E sì, poi avanti ho iniziato a cambiare youtuber, passando a Marcus Cron, poi passando adesso al Trio. Cioè adesso per lo più seguo il Trio. E io più che altro seguo Marcus. Io Marcus Cron si seguo un sacco, poi vabbè ogni tanto anche io il Trio e vabbè anche sempre Brent. Però non seguo solo Minecraft, eh. Anzi è chiaro, io seguo tutto. Matteo Orso chiede: tizio, tu ti fai di canne? Se sì, come hai iniziato? E coinvolge anche Charlie. Allora sia chiaro, io non fumo né sigarette, né canne, nulla. Sembro scemo, ma lo faccio apposta per i video, perché così sembra più divertente. Perché sennò non sarei divertente. In realtà è così anche noi. Non è vero! E poi non coinvolgo Charlie. Charlie ha già dei suoi problemi. Quindi Charlie, cuoricino, l'altro lo completi tu, perché io non c'ho cazzo. Cuoricino, Charlie. Questo è un aborto, non è un cuore. Vabbè. Ok, ecco, guarda Charlie. Francesco Raglione chiede: come vai a scuola? Non vale piedi. A piedi o in bici. Bene. Sei mai stato bocciato, dottore preferito, pratichi sport? Spero che ti rispondano a queste domande. Allora, come vai a scuola? A scuola ci vado bene. Non per dire a piedi. No, comunque a scuola ci vado. Ho a piedi o in autobus e comunque vado discretamente bene, non sono ignorante. Sono stato bocciato due volte, una in prima superiore e una l'anno scorso. E tra l'altro il mio youtuber preferito Stepney, iNube e PewDiePie. E poi pratichi sport, pratichi. E sport adesso non pratico nulla. Anzi, quando torno a Trento dopo le vacanze, quindi verso il 9 luglio inizierò a correre. Sì, tutti i giorni. Perché io invece, allora, come vado a scuola, vado in autobus o in bici. E no, quindi no, in realtà, ma, cioè in realtà sì, ogni tanto quando mi capita, però è meglio andare in bici. No, comunque vabbè, vado, è bene, ho sano di media, ho un pagello, ho avuto 7,5, quindi cioè, ci sta. Sei mai stata bocciata? No, mai. Vergogna. Sono 98 e devo andare in quarta, quindi sono giusta con l'età. Pratico sport, sì, pratico pallavolo dalla quinta elementare. Secchiona. Cazzo c'entra. C'entra. L'ultima domanda è di Giovanna che ci chiede: Fuck, quanto vuoi bene a Cassi? Elenca peggi e difetti e le fai lo stesso. Inizia te, io non voglio. Sono le donne. Allora, beh, li voglio un sacco di bene. Ciao. Mi vuole tanto bene. Allora, facciamo tre pregi e tre difetti. Allora, difetti. Allora, difetti. Sono sempre in ritardo. Certe volte fa troppo. Cioè, fai simpatico. Vuole fare simpatico, ma lo fa eccessivamente. Non è colpa. E poi mi prendo a male quando, tipo, intanto mi insulta per gioco. Tipo, che è. Ma questo verrà tagliato, non lo saprete mai. Lo saprei solo tu, va bene. Uh-huh. Vedi, mi sei già incazzato. No, in realtà è una pellicina. Ah, vabbè. Un difetto è che quando stiamo parlando su WhatsApp di cose importanti, mette il mi piace come faccina o scrive l'el. Cioè, che nervoso. È capitato due volte. Non è vero. Due volte. Non è vero. Pregi, allora, vabbè, è simpatico, dolce. Oh, no. E è coccoloso. Allora, Eleonora, vabbè, troppo bene. Dopo due anni, vabbè, mi sono anche posto qua. Stavo scherzando, li voglio tantissimo bene. E poi, difetti. Continua a autocriticarsi come una scema. Boh, ha dei problemi. Sono fatta così. E così, donne, perché? Poi. Quando scrivi un messaggio, non capisci se ti ha risposto o no. Ogni tanto, tipo, ti risponde dopo mezz'ora o cose del genere. E poi basta. Perché sto editando? Non so. Perché stai editando o in bicicletta o a Gesù Cristo. No, quando sono in bici rispondo sempre con i messaggi vocali, tipo, mi sente il vento. Risponde sempre quando è in bici, soprattutto. Invece pregi, beh, mi tratta sempre bene, coccolosa e bla bla bla. Tante cose carine e sdolcinate che non mi piacciono. Ecco, cuoricino. Spero che questo Fact Time vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate come sempre un like, iscrivetevi al canale suo e anche quello di Fedrix. Io lo metto così tanto per sponsorizzare a random. Commentate, iscrivetevi e ci vediamo a un nuovo video alle 12:30 o alle 2:30, anche se credo che sarò ritornato alla programmazione di un solo video al giorno. E nulla, la ti vedo tutto.
E dai, è tutto. Ciao a tutti. Come state? Tutto bene? Anche quest'oggi un altro video di Minecraft, il nostro gioco preferito cubettoso, pixelloso e migliore della Terra. E ovviamente mi devono...